Sandro Cicali. Ciao cari amici, ben arrivati, bentornati nel mio canale Sandro Cicali Free Energy. Oggi entriamo in un argomento un po' particolare. Intanto vi faccio vedere, anzi vi faccio proprio così, guardate. Tac, tac, ieri, domenica, ci siamo fatti le zucchine ripiene. Cioè, tanta roba. Però non le zucchine ripiene alla solita maniera, cioè le abbiamo fatte alla mia maniera, cioè con la carne macinata buttata direttamente dentro, cioè una cosa col forno, fatta in forno, un'oretta e mezzo, una roba, mamma mia, aspettate che giro, va. Allora, intanto mi rimetto di qua, sono un po' storto, sì, in effetti sono un po' storto, va bene, la mettiamo dritta, eccola qua, vediamo se non ho combinato guai, perché io di solito combino guai con le telecamere, non sono neanche esperto. Allora, in questo tutorial entriamo in un argomento un po' particolare, cioè anche nel pieno fai da te, oltre che all'impianto solare, facciamo altre cose. Tra l'altro degli amici mi hanno regalato, come vi ho fatto vedere qualche video fa, delle vecchie casse audio che erano praticamente da buttare, però l'involucro di legno non è male. E quindi in questo video vi faccio vedere che troiaio che ho fatto, cioè non so le zucchine, cioè queste adesso le ho fatte ieri e oggi a pranzo me le rimangio, adesso me le scaldo e me le mangio, ma quelle cose che ho fatto di là lasciamo perdere, ve lo dico in toscano, ho fatto un troiaio, come si dice in toscano, anzi lo metto come titolo proprio, questo è il titolo del video, ho fatto un troiaio, però ho detto voglio provare, tanto il tempo lo devo impegnare in qualche maniera, visto che tanto non sto lavorando, quindi vabbè, è così. Comunque vi aspetto, perché adesso mi mangio le zucchine, perché tanta roba. E poi si va su nel laboratorietto e vi faccio vedere che troiaio ho fatto, il troiaio. Vabbè. Ciao ragazzi, a frappè. Energy, siamo ritornati nella mia tana, nella tana del lupo, nel laboratorietto dello scienziato pazzo. Sì, perché come vi ho accennato ho delle cose da costruire, ho delle cosette da fare, quindi ho dato un po' di pulizia. Qui ho una vecchia scheda madre di un computer che trovai anni fa, un cassonetto, e ho recuperato alcuni pezzi che mi servivano e funziona, è molto vecchia, ovviamente non si può utilizzare, ha un processore credo con il carbone. Comunque devo fare delle piccole modifiche, devo costruire. Ho recuperato due vecchie casse che mi sono state regalate da delle persone che dovevano gettarle, e siccome l'involucro di legno di queste casse è molto buono, eccole qua, c'è addirittura ancora la lana di roccia, purtroppo hanno un grosso problema. Allora, queste sono le classiche casse chiuse, quindi sono quelle che non hanno il bus reflex, non hanno lo scarico dalla parte posteriore o nella parte anteriore tramite la tubazione, ma non è un problema perché mi serviranno semplicemente per dare l'alimentazione sonora alla nuova postazione che mi serve per fare i montaggi video. Allora, queste casse qui però, il tweeter io le ho provate e funzionano, non c'è l'amplificatore, ma lo creiamo l'amplificatore. Hanno un grosso problema, sono della Pioneer tra l'altro, quindi sono anche di marca, hanno un grosso problema, i woofer di entrambe, perché sono due, hanno completamente la parte, diciamo, dell'ammortizzatore completamente distrutta, quindi il FOAP, come si chiama, la parte di gomma, diciamo, la parte gommata che serve per ammortizzare la membrana di modo che il cono si possa muovere all'interno della membrana, della membrana elettrica che c'è in fondo, o purtroppo è rotta. La cassa funziona perché l'ho provata, ma ovviamente la qualità non può esserci perché non ha
non ha una risonanza giusta. Quindi stavo pensando di ovviamente la cosa migliore sarebbe da sostituirle pari pari, compri un altoparlante nuovo e lo rimetti. Ma siccome volevo fare un recupero, e se devo fare un recupero comprando le nuove, faccio prima buttarle via e le ricompro nuove, insomma, ecco, non è che costano grandi cifre. Volevo recuperarle un po' alla mia maniera. E allora stavo pensando di sostituire, di ricostruire praticamente questa membrana, e non credo che sia molto facile farla. Se ci fate caso, sentite la bobina dove scorre praticamente il cono, è in questo momento il cono non ha guide nella parte anteriore, quindi non essendo guidato in maniera dritta la cassa gracchierebbe, non suonerebbe come dovrebbe suonare, quindi bisogna ricostruire questa membrana in maniera precisa. E avevo pensato di metterci della plastica o della carta, però non ho ancora bene trovato, diciamo, la cosa giusta, ecco. Se trovassi dei tipo silicone, qualcosa del genere, perché vendono anche il pezzo di ricambio di queste casse qui, ma costa come comprare un altoparlante nuovo, quindi non mi conviene. Addirittura avevo pensato ad un tessuto, tipo pelle, o un simil pelle, una specie di tipo, come si chiama, il vinile, quello con cui fanno i dischi, il vinile, li vendano. Anche con il vinile si può fare, ma non ce l'ho. Ho provato in casa, magari trovando un vecchio vestito, non lo so. Stavo pensando di fare una cosa del genere, ci studio un po' e poi ne parliamo. Intanto voglio farvi vedere un'altra cosa, perché ovviamente queste casse da sole non suonano, quindi bisogna farci, ci vuole per forza un impianto di amplificazione. E io ho due casse da computer che ho recuperato da un vecchio computer che non funzionava più e mi sono state regalate da persone che smaltiscono questa roba qua, quindi computer vecchi, tutte queste cose qua. Sono queste classiche cassine come andavano 20 anni fa, le classiche cassine da computer, che però non hanno un bel suono, sono piccole, hanno altoparlanti piccoli, sono totalmente in plastica, però c'è l'amplificatore qui. Non avrà grandi potenze, credo abbia 30, 40 watt, 20 watt, ma una cosa del genere. Però per alimentare due cassine così, tanto per ascoltare il computer, si può provare a utilizzarle. Infatti intanto per prima cosa, intanto proviamo queste, che le ho già provate e funzionano. Hanno il problema che il potenziometro del volume, essendo stato spento per probabilmente anni, è talmente pieno di sporco che gracchia da morire. Però funziona, quindi c'è solamente da smontarla e da pulirla, pulire tutte le piste, e vediamo un po' cosa ne viene fuori. Iniziamo intanto a smontare la nostra cassina principale, vediamo un po'. Intanto facciamo un po' di pulizia, questa scheda me la tengo qui perché mi piace, ma perché vintage. Allora andiamo a vedere che c'è qui dentro, che sono curioso di vedere che tipo di altoparlanti c'è. Di sicuro quelli proprio easy. Che meraviglia! Allora, abbiamo il nostro trasformatore. Sì. E il potenziometrino. No, questo c'ha una potenza che fa paura. Allora, qui non ci sono neanche i finalini qui. Vediamo, qualcosa si inventa, eh? Però potrebbe essere sfruttabile. L'alimentazione ce l'abbiamo, ci sono due diodi qua, 5 condensatorini e il cippettino, eccolo qui,
un cippettino dell'audio. Due resistenze. Non riesco a capire dove... Ah, qui c'è la lucina LED, quindi c'è la spiettina per vedere quando è acceso. Beh, possiamo utilizzare, diciamo, questa parte qui. Allora, se io tolgo questo e tolgo la vitina di sotto, in teoria questo dovrebbe essere libero, quindi è tutto sorretto da questo dadino. Va bene, ho già capito. Allora, dicevamo, se io ricostruisco il cono di queste casse qua, voi direte: ma questa scheda madre qui che te ne fai? E ce l'ho qui, la metterò in vendita, 5 euro. Chi la vuole, 5 euro. Non ho guardato che processore c'è, devo essere sincero, non ci do un'occhiata, ma non... considerando gli attacchi degli hard disk, che sono della vecchia guardia, è molto vecchio, sicuramente è un processore sicuramente molto lento, non credo che abbiamo grandi prestazioni qua, eh. Come cacchio si apre questo? Così e poi così. Eccolo qua. Oh, che bello, ma che emozione. Queste sono le cose che mi fanno felice. È un Intel. La pasta ovviamente come se non ci fosse. Stacchiamo il connettore della ventola. Del 2001, no, che dico? Questo è un Pentium 3, Pentium... Non sai che non ci leggo? Ma io ho la super lente di lupa in terzo. Vediamo se riesco a leggere. Pentium Costa Rica, bellissimo. Ah, che bello. 800264 IMC. Ma sapete che non ho la più pallida idea di che cacchio di processore è questo. Ma proprio zero, Devo essere sincero, proprio 0000. Pure scollato. CPU Pentium 800 MHz. Come cacchio ho messo sta lente? Rompe i coglioni! O via, così, devi stare quarte. Stai lì. Lo vedete? Forse lo vedete meglio qua. 800 MHz. E che ci faccio? Che ci faccio con un processore così? Niente ci faccio. Ci posso fare una cosa, lo rimetto dov'era. 800 MHz. Cioè neanche... Non ci accendo neanche una lampadina con questo processore qua. Vabbè, procediamo. Allora, vediamo un po' se... Sto pensando di che cacchio ci metto qui, perché questa comunque la devo togliere, e questa la devo togliere in maniera molto molto delicata, perché non voglio romperla. E questa bisogna starci molto attenti. E questo cartoncino qui, che ce lo voglio proprio rimettere dopo. Forse è meglio se prendo un trincetto, così ci tagliamo anche un bel dito e siamo a posto. Uè, ci tagliamo il dito. Molto delicatamente.
andiamo a anzufolare qui sotto, eh. No, però sta venendo via bene, dai. Si sta staccando tutto. Ho detto troppo presto. Andiamo dalla parte opposta del taglierino, che sotto c'è il mastice, quindi ovviamente in alcuni punti si è un po' staccato, ma in altri è ancora bello presente. Allora, per evitare di farsi male, perché poi quando scappa, scappa tutto insieme, facciamo così, lo incidiamo un po' per volta. In teoria siamo molto vicini qua. Eccolo, è rimasto da quest'altra parte. Operazione quasi perfetta, sarà da ripulirlo un po', però la membrana dell'altoparlante è buona, non è sciupata, si è solamente sbriciolato il foap, l'ammortizzatore. Ho fatto un gran porcaio, eh. Devo ammettere che ho fatto un gran lavoro. Ora ho intrecciato anche il filo del microfono, che ovviamente è andato ad accavallarsi insieme alle casse. Andiamo a prendere l'aria compressa. Non troppo forte. Ah, andiamo su. Allora, questo è il subwoofer e questa è l'altra cassa. Accendiamo anche la luce, eccola qua, vedete? E anche questa è ridotta nella stessa identica maniera, e quindi smontiamo il nostro wooferino, ce la portiamo giù, spegniamo la luce. Tempo orribile oggi, come potete vedere, non è produttivo per il solare. Vabbè, andiamo sul nostro bancone. L'action cam sempre disposta, e mettiamo questa bambina qua, la spostiamo e smontiamo qui l'altoparlante anche a questa, così diamo una sistemata. Allora, questo tra l'altro è montato pure storto. Un peccato, perché esteticamente non sono neanche brutte. Qui le rivestiamo, ci mettiamo una moquette, perché inizialmente loro avevano anche il loro la loro copertura, ma è completamente rotta, insomma, praticamente l'ho gettata, perché è orribile. Preferisco magari verniciarla oppure metterci una moquette qui davanti, visto che ce l'ho, è già più carina. Andiamo avanti. Mettiamo un po' di roba qua.
rumore che sentite potentissimo è il mio compressore. Già, non ve l'ho fatto vedere il mio compressore, fantastico. Prendo la telecamera. Faccio vedere il mio super mega compressore che è meraviglioso. Ecco, vedete, sono lì. Guardate questo compressore qua. È fatto con un motore da frigorifero, ma non l'ho fatto io. È un'azienda che lo vendevano già fatto così. È fantastico. Serve per, ovviamente, per chi usa l'aerografo, queste cose qui. Ma credetemi, lo trovai a un mercatino dell'usato e costava 30 euro. Con la sua bombola, ma non fate caso che c'è la polvere. Era nuovo di pacca questo qui quando l'ho comprato. È totalmente automatizzato, quindi c'ha la sua valvola di regolazione, c'ha tutto. Il pressostato, possiamo regolare la pressione. L'unica cosa che ho acquistato in più è il tubo con la pistola per soffiare. Ma è fantastico, è veramente comprato così, fatto proprio già di fabbrica, lo vendevano così. E io lo utilizzo perché è veramente comodo, è già carico. Arriva fino a 10 bar, quindi non... Per gli amanti dell'alcol avere 10 bar, che battutaccia. Vabbè, la telecamera la spengo, va? Questa è la mia camerina che ho comprato su Amazon a 60 euro, e non è male. È ovviamente è una macchinetta da 60 euro, però non funziona male, devo dire sinceramente. I miei video, la maggior parte li faccio adesso tutti con quella. E l'Action Cam, che adoro, questa veramente la adovo. Allora, dobbiamo trovare una soluzione per far funzionare, cioè per riparare, perché funzionare funzionano questi altoparlanti qui. Io non ho neanche il mastice, cioè ho la colla vinilica, quel classico, ho la classica colla vinilica senza fare nomi. Ovviamente anche mega barattolone, che non sarebbe proprio l'ideale per gli altoparlanti, però che è un po' rigida come colla. Però non avendo altro, non ho a disposizione altre cose. Vediamo. Avevo pensato anche al silicone, perché il silicone è molto elastico, però non so se... Allora, diciamo, se voglio mettere questa cosa di carta, tra carta e carta ci posso mettere quella colla lì e non c'è problemi. Al limite, per rendere più morbido l'attacco su questa parte qui, per renderlo un attimino più ammortizzante, ci potrei mettere appunto il silicone. Addirittura avevo trovato questa carta qui, che è carta non carta, che la usano per gli imballaggi, che è una carta tessuto. Voi direte, ma è bianca, come fai a mettercela? Vabbè, ma anche se è bianca, poi la verniciamo di nero. Allora, mi è venuta un'idea un po' balorda. Ho preso un foglio di carta, quella che si adopera per stampare, e ho ricavato due anellini per metterli qui. E la mia idea era di incollare intanto questi due anelli così, per dare un supporto. Poi ritagliare altri due anelli da applicare sopra a quelli che ho già incollato una volta seccati, per creare un supporto. Tutto con la colla vinilica mescolata con l'acqua e vedere un po' che succede. Se non diventa troppo rigido, in teoria dovrebbe funzionare, in teoria. Una volta poi che ha tirato la colla, ci mettiamo gli altri anelli e poi lo verniciamo di nero e vediamo che succede. Tanto buttare via per buttare via. Secondo me viene un troiaio, però... Allora, ci ho messo anche quella carta tessuto, un po' a pezzetti, bagnata con la colla, e vediamo.
aspettiamo che asciughi e poi dopo proviamo a tagliare e a rimetterci la colla sopra e vedere cosa succede. Però sembra che comunque la membrana adesso va più dritta. Vediamo quando secca. Aspettiamo un po' di ore e poi vediamo. Allora ho fatto un altro piccolo strato, guardate che ho inventato. Ho messo anche la carta da cucina bagnata con l'acqua e la colla, vediamo che viene fuori. Adesso lo facciamo seccare e poi vediamo. Che bel troiaio ho fatto. Ora un po' Vedete che meraviglia, guardate che bellezza, eh? Ora c'è, ora non c'è, ora c'è, ora non c'è. Non è venuto male perché ha tirato e la membrana non tocca. Si sta asciugando, però siccome ci vuole un sacco di tempo, ci vuole, sai, quelle pistole aria calda? Quelle, insomma, quelle che si usa per scaldare, no? Se riesco ad asciugarlo prima. Quelle pistole particolari, sono pistole particolari. Tipo questa è dell'albergo Fiorella, perfetto, proprio quella che volevo, la pistola aria calda che volevo, proprio quella che mi ci voleva. Voglio provare a buttarci un po' d'aria calda per vedere se si asciugano velocemente. Ecco, forse adesso si riesce a vedere. Lo asciugate con la pistola d'aria calda, pistola super tecnologica. Non mi sembra un cattivo risultato, devo essere sincero. Credevo molto peggio. Anche qui sotto è attaccato molto bene. Veramente, guardate, non... cioè, ci farò un altro giro di colla sicuramente. Però la membrana non tocca. Se sentite, il cono si muove tranquillamente, ma non... la membrana non tocca. Quindi, diciamo, dinamicamente funziona. Magari la qualità del suono non sarà perfetta, perché ovviamente è un po' più rigido di prima, quindi dovrà spingere di più per poter far... sarà un po' più metallico, penso, come suono, però magari pensavo di dargli un altro giro di carta, ma secondo me è più che sufficiente così. L'unica cosa che vorrei fare adesso è ritoccare dove magari non è venuto un granché bene e poi verniciarlo di nero e vedere cosa viene. Tanto, bene o male, la colla ormai ha tirato. Quello che ha avuto, ha avuto, che ha dato, scurtiamo giù passato. Cioè, anche se si vede qualche grinza, ma chi se ne frega. Vediamo. Voglio fare una piccola prova, così, per curiosità. Voglio provare con un po' di vernice a smalto ad acqua che ho, sperando che sia ancora buona. Credo di sì, insomma. E sì, forse è ancora utilizzabile. Se è ancora un po' utilizzabile, da tanto tempo che l'ho qui, ma sono convinto che ancora. Se ci allungo un po' d'acqua, la possiamo utilizzare. Fermiamoci qua. Secondo me ce la facciamo. Con un po' d'acqua, un po' di smalto. Purtroppo questa vernice è vecchia, mi dà un bel po' che l'ho qui, non l'ho più utilizzata negli ultimi tempi, anche se l'ho coperta ed è comunque chiusa, ma si è un po' seccata. Questa abbiamo, facciamo con quello che abbiamo, non lo so, magari faccio un porcaio. Secondo me faccio veramente un porcaio. Però dandogli anche la vernice mi fa un po' da membrana. In teoria, in pratica non lo so.
secondo me viene un porcato, però non so. Tanto buttare via per buttare via, a questo punto posso far così. Alla mattina sono ancora tutto scombussolato. Vabbè, diciamo che la colla si è seccata, ok? E effettivamente l'altoparlante adesso non fa più nessun rumore. L'unico problema è che ovviamente con questo tipo di riparazione tutta la membrana diventa molto più rigida. Quindi ovviamente sicuramente il suono non sarà soddisfacente, credo io, perché appunto non avendo una grande mobilità il nostro cono tenderà a non sviluppare i toni più bassi, le frequenze più basse, quindi sicuramente non avrà un grande suono. Fanno un po' pena come rifinitura, però vabbè, facciamo solo sta prova tanto per farsi due risate, insomma, ecco. Dovrei rifinire un po' tutta sta cosa qua con la carta da togliere. Avessi un taglierino un attimino più affilato forse riuscirei anche a pulirlo meglio qua. Diciamo che adesso facciamo una prova, perché la mia intenzione era appunto di rimontarli all'interno dei box, nelle casse, e poi attaccarli al nostro mini amplificatore e vedere se funziona, perché poi il mini amplificatore io lo inserirei all'interno in una delle due casse che fa poi da amplificazione anche per l'altra. Proviamo. Allora, le ho rimontate, le ho rimesse nel suo, nel loro punto di origine dentro la cassa, e anche se fanno un po' schifo, perché effettivamente fanno un po' schifo, facciamo una prova audio. Le ho collegate all'amplificatore dello studio, che ovviamente gestisce, vedete? Non so se riesco a farveli vedere, ma qui ci sono i pulsanti che gestiscono la diffusione di tutte le casse dello studio, che sono comandate da questa pulsantiera qua. Eccola qui. Non so se la riuscite a vedere, però vabbè. Questa pulsantiera comanda sia queste casse qui, quelle lassù al soffitto, e queste grandi di quest'altra postazione, una e due. Poi c'è un'uscita libera e ci ho attaccato queste due qui. Ora facciamo una prova audio e sentiamo come esce. Io le ho già provate, non suonano malissimo, pensavo peggio, devo essere sincero. Diamogli il via. Allora, play. Prediligono i toni medio alti. I giganti, emisferi deliranti, intrecci di passioni e verità, uniti in questo insieme per poi volersi bene, profili che la natura riprenderà. Il sogno è la libertà, ma no, ma no, ma non puoi prenderla in giro.
se può verità. Ognuno ha i suoi schemi, ognuno ha i suoi pensieri, ma uniti in questa lotta si vincerà. Il sogno è la libertà. Sandro Cingali.